Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Medical Excellence TV. Iniziamo parlando di qualità del sonno e la genetica piuttosto che lo stile di vita a determinare in gran parte come dormiamo. Lo indica uno studio australiano, primo del genere al mondo, condotto su gemelli e sulle loro abitudini di sonno. La ricerca mostra che i gemelli identici a paragone con quelli non identici hanno più probabilità di avere simili orari, durata e qualità del sonno. I ricercatori della Facoltà di Medicina e Scienze della Salute di Melbourne hanno esaminato i modelli di sonno di 132 gemelli di 12 anni, di cui 25 coppie erano identici o monozigoti e 41 eterozigoti. I gemelli indossavano bracciali di monitoraggio e per 2 settimane tenevano diari quotidiani sugli orari di letto e di sonno nell'ambiente di casa. Ed ora cambiamo argomento. Dopo i 24 anni le performance cognitive iniziano a calare. Per quanto ci si possa prendere infatti cura della propria salute, sentirsi in forma anche a 30 anni non sarà mai come averne 20, almeno per quanto riguarda il cervello. A svelarlo è uno studio canadese. Un gruppo di ricercatori ha reclutato oltre 3.300 volontari di età compresa tra i 16 e i 44 anni per misurare le loro abilità e le loro capacità di reazione mentre giocavano a StarCraft 2, un popolare videogiochi. I dati emersi non hanno lasciato spazio a dubbi. Dopo i 24 anni, infatti, le performance cognitive sono inesorabilmente destinate a diminuire. Infatti, all'incirca, dopo quest'età, i giocatori mostrano un rallentamento nella capacità cognitiva, che è nota essere importante per le performance. Quando commettiamo un errore e ci adoperiamo per rimediare ad esso, nel nostro cervello risuona un OPS, sotto forma di un fascio di onde gamma rapidissimo che sfreccia sui neuroni dei centri della memoria e subito scompare nel momento stesso in cui noi torniamo sui nostri passi e correggiamo l'errore commesso. La scoperta si deve ad uno studio condotto in Giappone su dei topolini. Questo studio dimostra che le onde gamma nel cervello, precisamente sui neuroni dei centri della memoria e della cognizione, giocano un ruolo importante nell'automonitoraggio delle proprie azioni per offrire la consapevolezza di esse e cogliere tempestivamente eventuali errori e correggerli prontamente. Cambiamo ancora una volta argomento per parlare di bellezza. Dopo la piramide dell'alimentazione, della dieta e dell'attività motoria, è la volta della piramide salute e bellezza della pelle, schema di riferimento per capire quali e quanti cosmetici sono fondamentali ed irrinunciabili per un sano ed efficace regime di cura per la pelle. La piramide è stata messa a punto da un gruppo di dermatologi statunitensi. Alla base ci sono i cosiddetti prodotti irrinunciabili, fra i quali i filtri UV, antiossidanti, vegetali ed enzimi. Al centro quelli idratanti ed esfolianti. In cima ci sono invece i peptidi, fattori di crescita e proteine che stimolano la riproduzione cellulare. Il nuovo schema è l'evoluzione di una piramide che era stata ideata nel 2010 e dedicata ai nutrienti fondamentali per la bellezza della pelle. Ed ora l'ultima notizia, parliamo di forma. L'indice di massa corporea di chi si espone alla luce naturale del mattino è inferiore a quello invece di chi tende a stare all'aperto nelle ore pomeridiane. Esporsi alla luce naturale di mattina aiuta infatti a ridurre l'indice di massa corporea. L'originale consiglio arriva da uno studio di ricercatori di Chicago che per la prima volta hanno messo in evidenza la relazione tra il peso corporeo e l'esposizione alla luce del giorno, con particolare riferimento all'ora, all'intensità e alla durata, dimostrando che l'indice di massa corporea delle persone che si espongono alla luce naturale di mattina è inferiore a quello invece di chi tende a stare all'aperto nelle ore pomeridiane. Non ci sono altre notizie, Medical News termina qui, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che per gli approfondimenti ed ulteriori notizie potete consultare il nostro portale di salute e benessere Medical Excellence digitando l'indirizzo medextv.it. Arrivederci.